condividere gioco di vino, cui il Signore invita tutti. Né a noi né a Dio è bastato darci la sua parola, troppa fame all'uomo, e Dio ha dovuto dare la sua carne e il suo sangue. Neppure il suo corpo ha tenuto per sé. Prendete, mangiate. Neppure il suo sangue ha tenuto per sé. Prendete, bevete. Neppure il suo futuro. Sarò con voi tutti i giorni, fino al consumarsi del tempo. La festa del corpo e sangue del Signore è raccontata dal Vangelo attraverso il segno del pane che non finisce. I 12 sono appena tornati dalla missione. Erano partiti armati d'amore e tornano carichi di racconti. Gesù li accoglie, li porta in disparte, ma la gente di Betsaida li vede, accorre, li stringe in un assedio che Gesù non può e non vuole spezzare. Allora è lui a riprendere la missione dei 12. Cominciò a parlare loro di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. C'è tutto l'uomo in queste parole. Il suo nome è creatura che ha bisogno di pane e di assoluto, di cure e di Dio. C'è tutta la missione di Cristo e della Chiesa: insegnare, nutrire, guarire. E c'è il nome di Dio, colui che si prende cura. La prima riga di questo Vangelo la sento come la prima riga della mia vita. Sono uno di quei 5.000, di quella sera sospesa. Il giorno cominciava a declinare. È il tempo di Emmaus, tempo della casa e del pane spezzato. Mandali via, tra poco è buio e qui non c'è niente. Gli apostoli hanno a cuore la situazione, si preoccupano della gente e di Gesù, ma non hanno soluzioni da offrire. Che ognuno si risolva i suoi problemi da solo. Hanno un vecchio mondo in cuore, in quel loro cuore che pure è buono, ed è il mondo dell'ognuno per sé, della solitudine. Ma Gesù non li ascolta. Lui non ha mai mandato via nessuno. Vuole generare, come si genera un figlio, un nuovo mondo. Vuole fare di quel luogo deserto, di ogni deserto, una casa, dove si condividono pane e sogni. Per questo risponde: date loro voi stessi da mangiare. Gli apostoli non possono, non sono in grado. Hanno soltanto 5 pani e 2 pesciolini. Ma a Gesù non interessa la quantità e passa subito ad un'altra logica. Sposta l'attenzione da che cosa mangiare a come mangiare. Fateli sedere a gruppi, a tavolate, create mense comuni, comunità dove ognuno possa ascoltare la fame dell'altro e faccia circolare il pane che avrà fra le mani. Infatti non sarà lui a distribuire, ma i discepoli, anzi l'intera comunità. Il gioco di vino al quale in quella sera tutti partecipano non è la moltiplicazione, ma la condivisione. Allora il pane diventa una benedizione. Alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione e spezzò, e non una guerra. E tutti furono saziati. C'è tanto pane nel mondo che a condividerlo davvero basterebbe per tutti.